Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to me. Benvenuti nel consueto appuntamento con il Birthday Tag. Ovviamente oggi è il mio compleanno, tanti auguri a me, e ho deciso, come l'anno scorso, di mantenere la tradizione di portare sul canale il Birthday Tag, quindi delle domande curiose e carine sul mio compleanno, curiosità che possono essere di vario genere. Adesso andremo a vedere. Ho deciso di cambiare il tag perché appunto ad alcune domande, come per esempio quanti anni hai, quando compi gli anni o cose del genere, mi sembrava stupido ripeterle. Comunque, tanto per gradire, io sono nata il 6 giugno del 93 alle 8 e mezzo di mattina, compio 28 anni quest'anno, e poi a fine video farò anche magari una riflessione dall'ultimo compleanno fino all'attuale per capire qual è stato il percorso dei miei 27 anni, o meglio dai 27 ai 28. Partirei subito perché sono 22 domande e non vorrei tediarvi. Qual è il tuo segno zodiacale? Gemelli, ascendente, sagittario. Gemelli è il segno migliore dello zodiaco, sagittario non lo conosco così bene, però è una combo molto forte. Conosci qualcuno che compie gli anni il tuo stesso giorno? Sì, mia cugina Alessia, e colgo l'occasione per farle tantissimi tantissimi auguri. Oh, questa è una domanda interessante e sono curiosissima. Quale evento storico è accaduto il giorno del tuo compleanno? Adesso prendo Wikipedia e andiamo a scoprire insieme. Allora, 6 giugno, vediamo. Wikipedia. Allora, eventi. C'è stato il miracolo eucaristico di Torino. Boh. Viene combattuta la battaglia di Novara. Gustav Vasa viene eletto re di Svezia. Il presidente statunitense Andrew Jackson diventa il primo presidente a viaggiare in treno. Lo sbarco in Normandia. Sto leggendo solo quelli che mi incuriosiscono di più, ovviamente. Viene promulgata una nuova costituzione che rende la Svezia una monarchia parlamentare. Nel 2012, il 6 giugno, c'è stato l'ultimo transito di Venere sulla traiettoria solare del 21esimo secolo. E basta, cioè le altre cose. Vediamo chi è nato, dai. Nato il 6 giugno, così la sparo, vediamo un po'. È nato il mio stesso giorno, se c'è qualcuno che mi è familiare. Nessuno, solo io sono famosa. O manco uno, avevo letto George Clooney, ma non è nato il 6 giugno. Siamo nel 1800 ancora, però non c'è nessuno di rilevante importanza. Thomas Mann. Beh, partiamo dal fondo, dai, così almeno magari li conosco. Allora, Max Casella è uno. Adesso ci sarà tipo manco uno. Boh, basta, mi sono stufata, non c'è niente di interessante. La cosa più interessante è successa il 6 giugno, la mia nascita. Passiamo alla prossima domanda. Che dite? Cosa fai di solito per festeggiare? L'avevo detto anche l'anno scorso. Normalmente ho sempre festeggiato in questo modo. La mattina mi sveglio, apro gli occhi e dico: oh mio Dio, è il mio compleanno. Da quel momento non guardo più il telefono, a parte rispondere ai primi auguri che ho ricevuto. Faccio la mia colazione fuori, cioè mi concio bene, vado a fare una colazione abbondante in un bel baretto, oppure alternativa mi prendo la colazione da asporto, insomma dipende un po' dal periodo, dal mood, dalla voglia che ho. E poi con uno, due, tre libri me ne vado in un prato, non mi interessa quale prato, a leggere per ore. A volte, se il mio compleanno cade di giorno di mercato, mi piace, prima di fare questa cosa, andare al mercato a fare acquisti, autoregali, vestiti, insomma, cose così, perché io sono una donna da mercato, sarò una di quelle che sgomiterà quando avrà 70 anni, andrà ancora al mercato con la sua biciclettina, il suo carrellino a sgomitare con le altre per rubare i vestiti. Pranzo in famiglia, normalmente, cosa che quest'anno non avverrà se non una settimana dopo, per ovvi motivi. Pomeriggio libero, quindi sempre parchi, passeggiate, festeggiamenti vari ed eventuali, e poi la sera festeggiamenti con gli amici. Queste sono le mie tradizioni di compleanno, ma oramai è un anno, almeno anche l'anno scorso non sono riuscita a rispettarle, che non riesco a rispettarle, quindi diciamo che sono delle tradizioni, sono cose che mi piace molto fare per me stessa. Normalmente le faccio il giorno del mio compleanno, non voglio neanche sprecare un momento della mia giornata per il compleanno.
Sei nata di mattina, pomeriggio, sera, ve l'ho detto all'inizio del video, sono nata alle 8:30 di mattina, anche se ogni volta che me lo chiedono devo sempre fare i calcoli perché sfortuna vuole che anche mio fratello sia nato alle 8:30 ma di sera e quindi io mi confondo sempre e devo sempre fare i calcoli in base alle ore di travaglio di mia madre per capire se sono nata di mattina o di sera. Se potessi avere qualsiasi regalo, che cosa desidereresti? Se mi regalassero tipo un viaggio a Disneyland... A Orlando possibilmente, perché Disneyland Parigi ci sono stata, ci tornerei subito, però Orlando deve essere proprio il sogno, anche gli Harry Potter Studios, però sono regali veramente troppo costosi, quindi cioè appunto con questa domanda ci sta, perché qualunque cosa, allora io vado a desiderare le cose che amo di più, però fondamentalmente mi piacciono anche i regalini piccoli, ecco, l'importante è che siano fatti col cuore. Qual è il primo ricordo relativo al tuo compleanno? Allora, mi ricordo, però non mi ricordo se è legato a un mio compleanno. Penso, il primo ricordo penso sia quello legato alla foto che vi ho fatto vedere l'anno scorso nell'ultimo birthday tag. Quindi il mio compleanno dei 4 anni, non mi ricordo i compleanni precedenti perché sicuramente cioè, avrò fatto tipo compleanni in famiglia o cose del genere. Quello forse è stato il primo compleanno però che avevo proprio organizzato la festa e mi ricordo di averlo festeggiato nel giardinetto che avevamo nella nostra casa. Avevamo una crostata, credo fosse una crostata, la torta, perché mi ricordo sempre il cibo e le esperienze no, vabbè. E c'erano tutte le mie amichette di danza e in più, dato che mio fratello aveva già... No, mio fratello aveva un anno all'epoca. Sono sicuri che fosse quello dei 4 anni? Penso di sì, non lo so. Comunque mi ricordo di questa festa dei 4 o dei 6 anni, perché mi ricordo di mio fratello che camminava, quindi io non penso che fosse quando mio fratello aveva un anno. Cioè mio fratello camminava proprio, giocava con i suoi amici, quindi... che era più avanti, non lo so, insomma comunque sicuramente a 4 anni ho festeggiato, forse ho festeggiato all'asilo, adesso che ci penso, non lo so, la mia memoria comincia a cedere. Come è stato scelto il tuo nome? Questa è una storia divertente, io mi dovevo chiamare Alessandro, tanto per cominciare, perché io ero una di quelle bambine furbette che quando c'è l'ecografia si girano impedendo al genitore di vedere il sesso, ma questa cosa ha aumentato l'hype dei miei genitori evidentemente, che erano sicurissimi che io fossi un maschio, infatti io sono nata camionista proprio per quello probabilmente, erano convintissime, quindi Alessandro, Alessandro, Alessandro. Quando sono nata hanno detto che ero una femmina e quindi come cavolo la chiamiamo? Mia mamma e mio papà si sono guardati e hanno detto Giorgia, cioè l'hanno detto insieme, quindi dovevano chiamarmi per forza così. Fun fact, tra l'altro, mio fratello invece erano convinti che fosse una femmina, anche lei ha fatto lo scherzetto di girarsi quando c'era l'ecografia e doveva chiamarsi Cecilia, quindi in realtà noi dovevamo essere Alessandro e Cecilia e invece in realtà siamo diventati Giorgio e Daniele. Hai mai dimenticato il tuo compleanno? Io no, io assolutamente no, perché il mio compleanno è una di quelle cose che amo dell'anno, proprio è proprio il periodo più bello dell'anno per me, il mio compleanno. Infatti io festeggio praticamente tutto il mese, sono molto autocelebrativa da prova gemelli. Penso che sia veramente il periodo più bello di tutto l'anno, quindi io non me lo dimenticherò mai il mio compleanno. Io penso al mio compleanno successivo già quando è finito quello attuale, quindi non potrei mai dimenticarmelo, però c'è gente che se l'è dimenticata molto spesso e molto volentieri. Compleanno migliore. Allora, il compleanno proprio inteso come giorno del compleanno migliore, non lo so, cioè il prossimo, non lo so, non perché non abbia apprezzato i precedenti, però diciamo che non c'è stato, per quanto è divertente questa cosa, perché per quanto io ami il giorno del mio compleanno non me li ricordo nel dettaglio associandoli agli anni. Ce ne sono alcuni che me li ricordo un po' meglio, però non nello specifico, cioè non mi ricordo precisamente, forse no. Cioè, giuro, non c'è un evento legato al mio compleanno che mi ricordo particolarmente. Io ogni anno me lo godo talmente tanto che poi rimane lì, in quell'anno, nel ricordo di quell'anno. Quindi per me sono stati tutti belli alla fine i miei compleanni. Non ce n'è stato uno brutto, non ce n'è stato uno bello. E quindi sopperisco anche alla domanda successiva che è il tuo compleanno peggiore. Ah no, aspetta, il compleanno peggiore ce l'ho. Non c'è stato un compleanno migliore, ma c'è stato un compleanno peggiore che è stato il giorno che io ho compiuto 12 anni, no, 13 anni, che era il 666. Io non vi dico, cioè, essendo vittima di bullismo alle medie, non vi dico quel giorno che inferno è stato, passatemi il gioco di parole, perché dalla mattina, io ovviamente nell'hype del mio compleanno avevo detto a tutti ah, il mio compleanno, il 6 giugno, il mio compleanno, il 6 giugno, il mio compleanno, tutti si erano accorti che nel 2006 io avrei compiuto gli anni, il 666, che è il numero del diavolo, quindi tutto il giorno mi ha perseguitato questa data, mi hanno fatto odiare quella giornata, poi per fortuna
sono riuscita a festeggiare con amiche e famiglia dopo e mi hanno risollevato il morale, ma la mattina di scuola quel giorno è stata veramente brutta, veramente brutta. Mi hanno fatto un sacco di scherzi, mi hanno preso per i rondelli tutto il giorno. Non è stato bello, quello è stato penso il compleanno peggiore della mia vita. Ti piace festeggiare il tuo compleanno? Sì, non tergiverso su questa cosa, ve l'ho già detto enormemente. Qual è stato il regalo migliore? Ve l'ho già detto l'anno scorso, il regalo migliore di tutti, ed è quello che appunto ho messo nel desidererei immaginario, è stato il viaggio a Disneyland. Viaggio a Disneyland che comprendeva regalo di maturità, regalo di compleanno e un pezzo di regalo di Natale, però ne è valsa la pena. Ne è valsa veramente la pena perché io ancora adesso penso che quello sia il regalo più bello che io abbia mai ricevuto per un compleanno. Compleanno dei 19 anni. Qual è stato il regalo peggiore? Invece, non vi saprei dire. Onestamente, non vi saprei dire. Regali peggiori sono quelli che vi ho detto per l'ultimo spreferiti di Joe che riguardava il mio compleanno, cioè quei regalini fatti così. Soprattutto da persone da cui ti aspetti un minimo di empatia, un minimo di so esattamente cosa regalargli, perché sono una donna che fa regali di significato, non di valore, ma di significato. Quindi mi piace molto di più quando una persona li pensa ai regali, anche se sono una cavolata, però hanno un significato. Quindi bisogna essere bravi e ingegnosi più che altro nel fare regali. Poi mi puoi regalare anche la cavolatina, però se già ci leghi un ricordo o qualche cosa che è legato a me, già mi piace di più. Regalo che avresti voluto ma non hai mai ricevuto, ci sono due libri per la precisione che ultimamente mi hanno un po' lasciato, però adesso sono abbastanza grande da regalarmeli da sola se capita. Allora, il primo che speravo di ricevere a Natale ma che non ho ricevuto è stato Storia della Buonanotte per Bambine Ribelli 2, che io avevo nominato per tutto l'anno praticamente, ma nessuno mi ha mai regalato. E poi il secondo, che è stato uno smacco totale, quando era uscita la saga di Animali Fantastici, io ne ho approfittato per dire vorrei l'edizione, adesso vi tiro fuori, ma tanto la conoscete di sicuro se siete dei Potter, voglio questa edizione di Animali Fantastici dove trovarli, che è introvabile, cioè è da collezione, è uno di quei regali che adesso sono tipo i regali costosissimi che non mi permetterei mai di chiedere, però all'epoca, se non mi ricordo male, andando su eBay o su qualche sito di acquisti, c'era della roba. Quindi io desideravo quello, mia mamma mi ha regalato lo screenplay del film. Ci sono rimasta malissimo. Hai fatto, farai una festa. Allora, se tutto va bene, in questo momento sto lavorando, o meglio, in questo momento io sono in pausa dalla tranche mattutina di prove e sto in attesa di quella del pomeriggio. Quindi non credo farò una festa, cioè la mia festa sarà riuscire a trovare un momento libero nel giorno del mio compleanno. Però penso di sì, penso che festeggerò sicuramente con la famiglia. Abbiamo già organizzato un pranzo di famiglia per festeggiare il mio compleanno insieme a quello di mio fratello settimana prossima, che siamo tutti un po' più tranquilli, senza lavoro, senza saggi, senza niente. E poi sicuramente festeggerò con il mio ragazzo, con i miei amici, di quelli là, nuovi amici tra l'altro, perché è una novità del momento questa, magari non la sapevate. Festeggio in famiglia con amici, ve l'ho già detto, io divido entrambe le cose, ma per quanto mi riguarda potrei anche festeggiare tutti i giorni con entrambi, quindi va benissimo. Hai mai festeggiato il tuo compleanno in un'altra città? Sì, l'anno scorso credo sia stata la prima volta che io ho festeggiato il mio compleanno altrove, non a Vigevano, per esigenze di lockdown sostanzialmente, perché mi dovevo ricongiungere, quindi non scenderò nei dettagli della faccenda, ma l'anno scorso ve l'avevo accennato e credo sia stato l'unico compleanno che ho passato fuori di casa. Hai mai avuto una festa sorpresa? Sì e no. Ci sono state delle sorprese, ma non una vera e propria festa sorpresa. L'unica festa sorpresa che mi avevano organizzato in realtà aleggiava nell'aria, cioè non erano stati molto bravi a nasconderla, anche perché io sono una scimmia, quindi vado a curiosare in giro e le scopro subito, mi piacciono da morire, cioè io adoro le sorprese, piango sempre quando mi fanno delle sorprese vere, sorprese, e quindi niente, cioè desidero ancora la festa sorpresa top, ecco, è uno dei miei desideri di compleanno. Hai mai fatto una festa sorpresa? Sì, fondamentalmente è una brutta cosa, però io ho sempre organizzato delle feste sorpresa meravigliose, delle sorprese pazzesche, fatte benissimo, dettagliate benissimo.
perché era quello che speravo per me. Io sono per la filosofia, fai agli altri quello che vorresti ricevere. Infatti, io faccio così. Finito. Quest'anno è stato veramente non alti e bassi, di più altissimi e bassissimi, perché sono partita il 6 giugno 2020 in un mood altissimo che mi ha tenuto su per qualche giorno, poi c'è stato un momento bassissimo che poi è diventato un momento medio durante l'estate e ridiventato un momento bassissimo intorno a settembre, settembre-ottobre, poi sono risalita, poi c'è stato l'altro lockdown, sono riscesa, a dicembre c'è stato un tracollo totale, a gennaio un tracollo ulteriore, dopodiché c'è stata una risalita piano pianino pianino, adesso sono in mood hype altissimo perché penso di avere tutto. Finalmente mi sento completa, tutto e per tutto, cioè ci sono comunque delle cosine che non vanno nella mia vita, come nella vita di ognuno, perché è impossibile avere la vita perfetta. Però quest'anno mi sento veramente completa nei miei 28 anni di vita, finalmente ho tutti i pezzi del puzzle da comporre, devo solo capire come incastrarli, ma ce li ho tutti sotto mano e questo già mi tranquillizza molto. È stato un anno di crescita personale perché ho imparato veramente tanto a convivere con me stessa, ad apprezzarmi, e forse è proprio per questo che sono riuscita a trovare gli ultimi pezzi del mio puzzle ed è una cosa che consiglio a tutti. Quest'anno, tra l'altro, farò anche delle esperienze nuove, un viaggio da sola, esperienze nuove. Non scendo nei dettagli perché non è la sede giusta, però io in questo momento sono veramente strafelice di essere qui e di essere qui così come sono. E questo grazie anche ai momenti di down pazzeschi che ho avuto nel 2020-2021, perché senza quelli non sarei potuta risalire. Se non tocchi il fondo, quando affondi non riesci a risalire. E io il fondo l'ho toccato e ci ho anche scavato una fossa, ma fortunatamente non mi ha inglobato e sono riuscita a risalire. Detto ciò, questo tag è finalmente finito. Spero di non avervi annoiato. Fatemi sapere quali sarebbero le risposte alle domande nei commenti, oppure commentate pure le mie risposte. Se c'è qualcosa che vi ha incuriosito, magari farò un video apposito. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, se pensate che possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti condividetelo su tutti i vostri social e se vi piace questo canale e quello che faccio iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani con Danza con Gio, invece ovviamente con il prossimo tag ci vediamo il 6 di luglio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!